Un'idea che continua è una tradizione che conferma il fascino della canzone napoletana. Ieri sera la nuova orchestra italiana ha conquistato il pubblico dell'anfiteatro del Parco Mitoio di Lamezia Terme con un concerto organizzato da Ama Calabria durato circa 3 ore, durante il quale è stato impossibile non abbandonarsi ai ritmi proposti da musicisti che sono i veri ambasciatori della musica partenopea nel mondo. Pur se privi della presenza di Renzo Arbore, poco è cambiato della creatura da lui concepita. La nuova orchestra italiana non ha abbandonato l'idea di eseguire canzoni del vasto patrimonio musicale napoletano con arrangiamenti raffinati che conferiscono un tocco internazionale, mai rinnegando il passato e mantenendo un pieno rispetto della partitura originale. Introdotti da un video tributo, nel buio del palcoscenico i 14 componenti dell'orchestra guardano le immagini di un passato che ancora gli appartiene. Ogni frammento rappresenta la loro storia e i successi ottenuti in ogni angolo del mondo, non solo ricordi, ma un vero punto dal quale ripartire, come si evince dal titolo del concerto Napoli, 3 punti a capo. Ci sono delle novità che arriveranno, come la danza di Rossini, quello sicuramente, però il rispetto per la tradizione napoletana e per gli arrangiamenti che abbiamo fatto negli anni, quello rimane, è uno standard. E quindi, e oltretutto, essendo la danza di Rossini in fondo una tarantella, quindi vicino alla nostra cultura, quindi... diciamo un mix, una mix. Piccola parte dell'intervista con Luna Rossa e l'altra parte con la danza. Secondo me, sì. In modo che ci sono entrambi, esatto. Il vecchio e il nuovo insieme. Bravo. Stiamo riproponendo qualche brano che si era perso un po' in questi lunghi anni di carriera con Renzo, si era perso qualche brano che stiamo riproponendo perché la gente poi abbiamo capito che voleva risentire, e quindi stiamo riproponendo anche qualche brano insieme ai grandi classici che teniamo noi, ai capisaldi come Luna Rossa, come Facetta, eccetera. Insomma. Stiamo lavorando a brani nuovi. Quindi che al più presto quindi ascolterete, e stiamo valutando quest'idea, che appunto perché è importante far continuare questa nostra cultura nelle nuove generazioni che naturalmente ascoltano altre cose, e quindi sicuramente qualche sonorità di quel tipo ci sarà. E oggi è l'anniversario della morte del fondatore della Ama Calabria, il dottor Polli. Ci abbiamo pensato di dedicare e ricordare questa figura di operatore, adesso indipendentemente dal fatto che io sono suo figlio, con un concerto con una grande orchestra che si è distinta in tutto il mondo nell'interpretare le canzoni napoletane, che erano uno dei repertori più amati da papà. Esaltazione e commozione si sono alternate per tutta l'esibizione, quando la nuova orchestra italiana ha eseguito capolavori come Luna Rossa, Maruzzella, Torna a Surgento, Era de Maggio, O Paese do Sole, Pigliate una pastiglia, Come facette Mammeta, insieme alle più recenti composizioni Cocorito e Aumma Aumma. E alla fine una standing ovation in un euforico finale durante il quale la nuova orchestra italiana ha confermato di aver aperto un nuovo capitolo della sua gloriosa storia.